Sì, i numeri che vi diamo oggi sono la dimostrazione che io stesso non credevo che in un anno si potesse fare tanto in maniera oggettiva ed è un merito sicuramente di chi mi ha lasciato nelle condizioni di poterlo fare, quindi la precedente amministrazione da un punto di vista amministrativo e finanziario, ma anche e soprattutto di tutto il personale che ha capito la necessità di cambiare. Eppure con tante difficoltà e con tutte le criticità che tutti voi conoscete, ha intrapreso questa linea del cambiamento, perché aumentare qualità di quello che si fa tutti i giorni e migliorare l'efficacia e l'efficienza vuol dire che la gente poco alla volta, con fatica, però riesce a farlo, ci crede sempre di più, si andrà in questa direzione. Credo che sia doveroso riconoscere che è merito loro. Io posso avere insieme ai miei collaboratori dato una direzione da seguire, ma la differenza la fanno le persone che curano i malati tutti i giorni. E questo è un dato oggettivo e devo essere oggettivo anche nel dire che onestamente io a un anno circa questo tipo di risultati non li avrei sottoscritti perché sono difficilmente raggiungibili nelle realtà in cui ho lavorato. Quindi ben venga, conferma che Terni è una certezza. L'Umbria ha un sistema sanitario solido in cui si può fare sempre di più e meglio, si può fare innovazione, si può fare cambiamento organizzativo e poi i professionisti capiscono e ti seguono. E questi sono numeri che dimostrano il cambiamento in atto e quello che poi faremo nei prossimi anni, di cui poi vi daremo informazioni. L'avvertenza, diciamo, c'è sicuramente un dato oggettivo di criticità su alcune figure professionali nel nostro ospedale, cioè, il problema però è che comunque sia. Noi dobbiamo, da un punto di vista aziendale, fare efficienza, quindi rimettere in mano i modelli organizzativi, migliorare e recuperare le risorse che già abbiamo. Poi io sono d'accordo, abbiamo sottoscritto un accordo con i sindacati mesi fa, nei limiti e nei modi in cui le normative regionali e nazionali ce lo consentiranno, noi procederemo e andremo su quella strada, per cui io credo che i problemi poi da un punto di vista pratico siano più formali che sostanziali. Perché un'avvertenza dove c'è un accordo, francamente, è difficile da spiegare, insomma, ecco, questo è un po' un retroscena. Capisco le esigenze, capisco le difficoltà anche delle persone e dei professionisti che vengono rappresentati dai sindacati. Noi andremo in una logica di collaborazione più possibile, fattiva e anche rapida, alcuni dati li avete nel comunicato stampa. Però dobbiamo oggettivamente rispettare ciò che le norme nazionali e regionali prevedono.